turbe di napoletani devastarono il grande stadio. Abbatterono i legni delle porte, sollevarono grosse zolle dal terreno di gioco, divelsero le panchine delle tribune. Ma non fu un'invasione come tante contro l'arbitro o contro la squadra avversaria. Fu una rivolta di innamorati delusi. Non la determinarono gli errori degli uomini, ma una successione di fatalità. I napoletani si erano annoiati di veder compensata la loro passione con squadre mediocri, giocatori inerti, spettacoli squallidi, risultati umilianti. Se il calcio a Napoli deve essere questo, allora basta con il calcio. Oggi tutta la città appare follemente innamorata della sua squadra. L'arrivo di Sivori ed Altafini ha provocato la scintilla, ma è la folla la vera protagonista di una così esaltante avventura. Tutto il sud, tutti i meridionali sparsi per la penisola si riflettono nel Napoli. Migliaia e migliaia di tifosi accompagnano la squadra in ogni sua trasferta. L'autostrada del sole è stata ribattezzata l'autostrada dello scudetto. Forse rimarrà un sogno, ma è così bello viverlo. Quel giorno, quando distrussero lo stadio, i tifosi napoletani cercavano appunto qualcuno che li aiutasse a sognare. Hanno trovato Roberto Fiore, un giovane industriale al quale il comandante Lauro offre un aiuto silenzioso, ma costante ed appassionato. Come è riuscito lei, presidente, ad interpretare le ansie, i desideri, le represse ambizioni di questa folla? Vede, io sono arrivato alla presidenza del Napoli dopo essere stato per anni un tifoso del Napoli, un uomo che ha sofferto per anni sugli spalti dello stadio. Ora, quando si è trattato di dover prendere delle decisioni, io ho fatto quello che avrei voluto che altri avessero fatto prima, cioè interpretare il pensiero del tifoso. Il tifoso voleva una squadra spettacolo, una squadra dove ci fossero stati degli assi capaci di entusiasmare, ed ecco perché io ho teso subito all'acquisto del Sivore e dell'Altafini. Pesaro è un allenatore fatto in casa, ha giocato nel Napoli ieri, oggi lo guida. Qual è la differenza che lei ha provato in questa duplice funzione? Beh, la differenza più sostanziale è quella che da giocatore ricevevo gli ordini, adesso li devo dare e non soltanto darli ma farli seguire. È stato difficile inserire nella squadra giocatori come Sivori ed Altafini? Beh, non è stato difficile perché sono stati acquistati appunto perché si inserivano in un determinato schema di gioco. Un suo giudizio sul Napoli squadra? Il Napoli è partito con un programma ben stabilito, un programma che sarà di 2 o di 3 anni per puntare alla meta più alta. Altafini è stato 7 anni nel Milan prima di vivere la sua avventura napoletana. Ora gioca di nuovo con Puntiglio rabbiosamente. Che cos'è che lo stimola? Forse questa tranquillità che esiste a Napoli, che nessuno ci dà fastidio e ci lascia giocare tranquillamente. Potrebbe darmi un giudizio tecnico sul suo accoppiamento con Sivori? Che cosa deve succedere sul campo perché voi due possiate rendere al massimo? Beh, io e Sivori ci cerchiamo a vicenda perché siamo gli uomini più avanzati insieme a Canè, e per andare in porta dobbiamo cercare di fare molti scambi oppure di seminare gli avversari. Lui le dà la palla di prima e questo è molto importante perché oggigiorno con le marcature che ci hanno molto strette il giocatore ha bisogno di passaggio proprio in quel millesimo di secondo, possiamo dire. E lei, Sivori, cosa ha provato quando ha segnato il primo gol per il Napoli? È stato un gol come gli altri 136 oppure un po' diverso? Bene, la sesta partita giocata per il Napoli sono riuscito a fare il gol che cercavo. Lo aspettavo veramente, come credo che lo aspettava il pubblico napoletano. Sono molto contento di questo, come sono molto felice di essere venuto in una squadra come la Napoli. Posso assicurare che si sta veramente bene e spero di continuare fino alla fine della carriera. L'altro idolo dei napoletani è Canè. Un mese dopo che era arrivato volevano rispedirlo in Brasile. Lei, Canè, ha sofferto molto in quel periodo? Sì, ho sofferto un poco perché sono arrivato in Italia, ho trovato un gioco diverso, un ambiente diverso e un clima diverso. Poi piano piano mi sono abituato con il gioco italiano e con il clima. Poi... Che cos'è che l'ha aiutato soprattutto ad ambientarsi? Ad ambientarsi, prima di tutto, i tifosi napoletani specialmente, che mi hanno sempre voluto bene. E io con la mia volontà sono riuscito a venire fuori.
Il capitano del Napoli è Ronzon. Ha vissuto anche i momenti tristi della squadra azzurra. Adesso che cosa è cambiato? Adesso va tutto meglio. Con la spinta dell'entusiasmo del nostro presidente e del nostro grandissimo pubblico. Il Napoli ha anche il suo nazionale. Si chiama Giuliano, 22 anni e di San Giovanni a Teduccio. Cosa prova Giuliano a giocare al fianco di Sivori? Indubbiamente è una grande soddisfazione giocare al fianco di Sivori e degli Altafini. Effettivamente sembra un sogno. Giuliano è un napoletano, sogna anche lui come tutti a Napoli. È il più bel sogno che una folla ed una squadra di calcio abbiano mai vissuto insieme.